cosa paga Iachini? Purtroppo paga i risultati, perché noi purtroppo viviamo in un calcio dove contano i risultati, mentre lui, io sono convinto, lo continuo a dire, che un ottimo allenatore, ha fatto un buonissimo lavoro l'anno scorso e anche quest'anno. La squadra è molto preparata, però non vengono i risultati. Se nel calcio non arrivano i risultati, alla fine purtroppo paghi, insomma. Avete sentito Iachini? E certo, Iachini è già stato informato, Se insomma. l'aspettava? Non lo so perché non ci ho ancora Chi l'ha parlato. chiamato il presidente? Certo. Avete comunque constatato che non aveva più in mano la squadra? No, questo non è stato scandalo, gli è stato solo comunicato l'esonero, punto e basta. Decisione dolorosa comunque. Molto. Ma è del presidente o È la di tutti? decisione della società. Esonerare un allenatore non è mai una cosa piacevole, se poi ci si aggiunge che è una persona seria, competente, è una brava persona come Iachini, che ha avuto il grande merito di guidarci in Serie A dopo 5 anni, la scelta è ancora più dolorosa. È chiaro che l'allenatore, volente o nolente, è sempre un po' legato ai risultati, e dopo un avvio scoppiettante, promettente, insomma, 3 punti in 12 partite sono pochi. Poi è chiaro che non si pretendeva che il Brescia andasse a San Siro a farla da padrono, che dovesse a tutti i costi portare via dei punti, però come è maturata la sconfitta e certi episodi non sono piaciuti. Serve adesso un po' anche un esame di coscienza da parte dei giocatori? Ma l'esame di coscienza, quando i risultati non vengono, se lo devono fare tutti. I giocatori, lo staff dell'allenatore, la società. Siamo tutti amareggiati perché il personaggio a cui eravamo legati è poi una persona, sinceramente, con la quale era piacevole stare, e ci dispiace. Io ho avuto esonero, ma credimi, sono più amareggiato adesso di quando ero esonerato io. Chiedo se è stata una decisione collegiale o presa dal presidente. Ma è chiaro che quando ci sono decisioni di un certo tipo devi sempre avere la collegialità, però è stata discussa e chiaramente c'era chi sosteneva una cosa e l'altra, però alla fine si è deciso in questa maniera. Ci hai parlato con Iachini? Sì, cosa può avermi detto? Mi ha detto che pensavo in un epilogo diverso, che purtroppo siamo stati. Sai, ogni allenatore annusa le cose, per cui posso, dopo la sconfitta di sabato, credo che un po' se l'aspettasse per mille un motivo, però sai, fin quando non c'è l'ufficialità, tu pensi sempre di vivere qualcosa di diverso, invece è avvenuto, e questo ribadisco dispiace, perché noi avremmo voluto creare un progetto con Beppe. E credo che, e sono d'accordo con lui, la sfortuna ce l'ha negato.